Siamo nuovamente collegati con il Campoli di Bocale, siamo collegati anche in diretta con la trasmissione Universo Dilettanti di Antonello Merenda, al quale va il mio saluto a lui e ai suoi radioascoltatori. La partita del secondo tempo tra Bocale e Gioiese è ripreso in questo istante, il risultato è di 1-0 al termine dei primi 45 minuti. Il gol che decide il match fino a questo momento è stato siglato da Totò Laurendi al 33° minuto su calcio di punizione, una punizione meravigliosa che si è andata a infilare all'angolino superando El Makni. Al termine di un primo tempo che comunque è stato avaro di emozioni, con le due squadre che hanno giostrato soprattutto a metà campo, si è avuto questo Bocale che ha trovato il gol su calcio piazzato. Non è riuscito a creare grandi palle gol la formazione di mister Laface, nonostante tante chance costruite, però la difesa della Gioiese, comunque una delle più forti del torneo, è sempre stata brava a fermare gli attaccanti prima dell'ultimo tentativo. Notiamo adesso che a seguito dei tafferugli, se così possiamo dire, avvenuti proprio durante l'intervallo, mentre le due squadre rientravano negli spogliatoi, la Gioiese gioca in 10 uomini. È stato un cartellino rosso, un cartellino nei confronti di De Leo. Non eravamo stati in grado di vedere il colore del cartellino, essendo adesso in 10 la squadra di mister Mammoliti, capiamo che il calciatore è dunque stato espulso. Quindi Bocale in 11 uomini, Gioiese in 10. Vado con la lettura delle due formazioni che erano scese in campo ad inizio match. Gioiese con El Makni, Ianni, Centenari, Russo, Mongiardo, De Leo, Dal Torrione, Guerrisi, La Scala, Fiorino e Domenichini. Il Bocale risponde con Leonardi, Vojcic, Fava, Mercurio, Brancati, Calarco, Secondi, Foti, Barbuio, Laurendi e Scilipoti. In questo momento un calcio di punizione per il Gioiese che non sortisce effetto. L'arbitro indica adesso un altro calcio di punizione e ammonisce il calciatore del Bocale, Laurendi. Si può adesso si tratta di Foti, chiedo scusa, no era Laurendi, esatto, l'ammonito nel Bocale. E dunque il primo cartellino giallo per la formazione di mister Laface, e dunque la Gioiese usufruirà di un nuovo calcio di punizione. La Scala, dal vertice dell'area di rigore, proverà ad insidiare Leonardi. Parte La Scala, il tiro teso termina però molto alto rispetto alla porta, almeno 3-4 metri oltre la traversa, e dunque non corre alcun pericolo in questo caso il portiere del Bocale. La rimessa in gioco è già avvenuta, Bocale avanza come fatto nel primo tempo, palla al piede con molta tranquillità, forte del vantaggio, forte anche dell'uomo in più, proverà a chiudere l'incontro in questo inizio di ripresa, arriva sul fondo e tenta il cross, Scilipoti guadagna un calcio d'angolo per la chiusura tempestiva da parte di Russo. Quarto calcio d'angolo in favore del Bocale in questo incontro, 3 battuti nel primo tempo, questo è il primo della ripresa. Un solo tiro dalla bandierina invece in tutto il primo tempo per la formazione di mister Mammoliti. Calcio d'angolo, si appresta a batterlo come di consueto Foti. Palla in area di rigore, sembra lunga, il colpo di testa si sconta. E termina a terra un calciatore, potrebbe essere Brancati se non sbaglio, è rimasto a terra sul tentativo di testa a cercare il pallo lontano. Il calciatore è rimasto a terra, speriamo non sia nulla di grave ovviamente. Chiede il pallone l'arbitro per eseguire la cosiddetta palla a due probabilmente.
Tanto il direttore, il guardaline chiama l'attenzione dell'arbitro, evidentemente ha visto qualcosa, qualche segnalazione. Intanto riprende il gioco, sta riguadagnando la metà campo Calarco, era lui ad essere rimasto a terra. Può rientrare in campo il difensore del Bocale. Rinvio di El Makni. Brancati svetta di testa, Vojcic prolunga, poi Foti, in serie di rimpalli, c'è la spinta su Scilipoti che era partito in progressione, la spinta da parte di Centenari su Scilipoti, tenta lo stesso il Bocale di ripartire, preso in controtempo però Mercurio, Fava, ottimo anticipo, Laurendi si ferma, aspetta i compagni, secondi, Foti evita la chiusura di Domenichini, allarga ancora per Laurendi, nuovo scambio con Foti che cerca lo scatto di Scilipoti, l'esterno non controlla in primo momento, la sfera termina in fallo laterale. Domenichini all'indietro per un compagno che allontana, spazza l'area, la riconquista nuovamente la Gioiese, prova lo scatto alla scala, ottima la chiusura di Calarco in anticipo, poi Leonardi disimpegna con tranquillità sempre su lo stesso Calarco e può ripartire, palla al piede Foti, vede il movimento di Laurendi sulla sinistra, si sovrappone Fava, chiama il movimento Barbuio, Laurendi evita l'intervento dell'avversario, scambia ancora con Foti, secondi, Laurendi prova il cross, esce il Makni sulla testa di Leonardi, di secondi, aveva fatto un ottimo movimento secondi ma è stato bravissimo, tempestivo il portiere della Gioiese, intervenuto in anticipo, dimostra una grande esperienza, un grande temperamento il portiere della Gioiese, che non ha colpa ovviamente sul gol subito, mentre sul fatto che la Gioiese comunque non ha incassato altre reti in questa partita è merito anche suo, della sua grande personalità e del senso della posizione. Il pallone è stato intanto messo in fallo laterale per consentire le cure a un calciatore della Gioiese che era rimasto momentaneamente a terra. Viene restituito il pallone e Leonardi può ripartire dalla propria area di rigore. Foti, secondi, scambiano con tranquillità. Non c'è aggressione sul portatore di palla da parte della Gioiese, un atteggiamento come nel primo tempo abbastanza remissivo nonostante lo svantaggio. Secondi prova a cercare l'imbucata per Barbuio, anticipato da un difensore, ricordiamo l'ottima media di Barbuio che in 5 partite al Bocale ha segnato 4 reti, una ogni 104 minuti giocati, avendo giocato finora 416 minuti. Davvero un'ottima media realizzativa. Si sta giocando il decimo minuto di gioco in questo secondo tempo a Bocale, il risultato è Bocale 1 Gioiese 0, il gol che decide l'incontro è di Laurendi sul calcio di punizione, all'andata decise sempre lui però sul calcio di rigore al 90esimo, stolta la rete è arrivata come detto su punizione al 33esimo della prima frazione di gioco, la Gioiese è in 10 uomini mentre le due squadre rientravano negli spogliatoi, l'arbitro ha espulso De Leo, un cartellino rosso. Non si è capito da qui il motivo, probabilmente qualche frase
che l'arbitro avrà captato da parte del calciatore Viola. Ottimo intanto Wojcik in anticipo sull'avversario, è riuscito anche a saltarle e a far ripartire l'azione. Davvero un ottimo movimento del giovane difensore polacco. Secondi cerca lo scatto di Laurendi, la difesa riesce a intercettare, poi Scilipoti allarga il gioco a cercare Mercurio, aggredito da Guerrisi, lo chiudono in due, Mercurio però va via bene, entra in area il tiro di Mercurio, la devia Mongiarto, un'ottima azione di Mercurio all'undicesimo minuto di gioco. Calcio d'angolo di Foti, sul primo palo allontana Ianni, ci prova Fava, un pallonetto che per poco non supera El Makni. Rimasto a terra nuovamente un calciatore del Bocale, un altro scontro di gioco, sono stati diversi gli interventi medici in questa partita che comunque non è stata particolarmente scorretta, fatta eccezione per quel finale rovente di primo tempo che aveva coinvolto con proteste forse anche eccessive entrambe le panchine. Rimasto a terra Calarco, ricordiamo lui è l'unico ad aver giocato tutte le partite fino a questo momento tra le file del Bocale, il fedelissimo di mister Laface. Restituisce la sfera Fiorino con le mani direttamente a Leonardi. Calarco sembra già pronto a fare il suo ritorno in campo, attende l'ok dell'arbitro che indica in questo momento Calarco può tornare in campo. Intanto Barbuio lotta in mezzo a due difensori, che Foti cerca ancora Barbuio, all'indietro per Mercurio, cross Barbuio, tenta l'acrobazia contrastato da tre, Scilipoti tenta di servire verso il secondo palo, viene intercettato da un difensore, lottano come dei mastini i difensori dei mister Mammoliti. Adesso Domenichini va via a Scilipoti, la finta anche di Dal Torrione. Calcio di punizione guadagnato a centrocampo, poco oltre il cerchio di centrocampo, dalla Gioiese, dal calciatore Guerrisi. Mongiardo cerca Fiorino, che controlla forse con un braccio, si gioca, Brancati spazza, lottano Russo e Barbuio, Russo tocca in avanti, può ripartire però adesso il Bocale, secondi, chiuso da tre, cerca lo scatto sulla destra di Scilipoti, Scilipoti contro due avversari, prova ad andare via e guadagna forse un calcio d'angolo. Per battere il calcio d'angolo Foti,
il sesto tiro dalla bandierina per il Bocale. Palla sul primo palo, prolungata, Mongiardo prova in due tempi ad allontanarla, c'è però Laurendi all'indietro, Fava un tiro sporco che termina direttamente sul fondo. Rimessa in gioco, si appresta a battere nuovamente El Makni a cercare i compagni tutti assiepati nel cerchio di centrocampo. La palla arriva alla Scala, aggredito da Mercurio, prova a cercare lo scatto di Fiorino, il pallone però è troppo lungo, arriva direttamente tra le braccia di Leonardi che lo fa suo. È partito Scilipoti sulla destra, contrastato ancora ottimamente da Russo, commette fallo l'esterno del Bocale, si riprenderà con un nuovo calcio di punizione in favore della Gioiese a ridosso della bandierina. Rilancio del Makni, Wojcik di testa, cerca Barbuio, anticipato da un difensore, Domenichini vince il contrasto, allarga sulla destra, dal Torrione cerca lo scatto di Fiorino, ancora Wojcik che chiude in due tempi. Siamo nuovamente collegati anche con Universo Dilettanti di Antonello Merenda, il risultato al 17° minuto di questo secondo tempo è sempre di 1-0 in favore del Bocale. La Gioiese sta adesso tentando di affacciarsi dalle parti di Leonardi con un pizzico in più di convinzione, nonostante l'uomo in meno, sta però attendendo troppo, adesso è partito in contropiede secondi, ha saltato quattro avversari, ha lanciato sulla sinistra Mercurio punta l'uomo, prova ad andare sul fondo, viene contrastato, vedremo se riuscirà a mantenere il pallone in campo, lo mantiene, Mongiardo però lo riconquista e guadagna la rimessa da fondo campo. Pochi minuti fa proprio Mercurio si è destreggiato bene sulla sinistra, si è reso pericoloso andando via a due avversari, è entrato in area di rigore, dal vertice ha calciato trovando sulla propria traiettoria l'intervento a salvare il risultato dello stesso Mongiardo, guadagnando così solo un calcio d'angolo. Proprio su quel calcio d'angolo la palla allontanata dall'area di rigore è stata calciata al volo da Fava, il pallone ha sfiorato la traversa, un pallonetto che era molto insidioso e sul quale El Makni non avrebbe potuto fare nulla. Per il momento questo è il risultato, il Bocale sta amministrando il risultato, non riesce però ad essere maggiormente incisivo, intanto la Scala prova a rendersi pericoloso con la sua fisicità, la difesa del Bocale allontana nuovamente il batti e ribatti a centrocampo continua tra le due formazioni. Laurendi vince un nuovo contrasto, secondo il direttore di gara però è falloso su Fiorino e ci sarà un altro calcio di punizione per la Gioiese. Mongiardo allarga sulla destra a cercare Guerrisi, il taglio dentro, Brancati col tempo giusto allontana, Domenichini la riconquista, la perde per un attimo sull'aggressione di Barbuio e Laurendi, rilancio lungo adesso è facile, finisce facile a Leonardi che guadagna qualche secondo prima di far ripartire l'azione sulla sinistra con la nuova progressione tentata da Fava. Secondi viene aggredito, l'arbitro lascia proseguire, dal Torrione cerca in profondità ma non c'è nessun compagno. Foti nuovamente lancio lunghissimo a cercare Scilipoti, spostato a sinistra, Scilipoti entra in area di rigore, Scilipoti dentro e Barbuio realizza il gol del raddoppio quando siamo al 20° minuto e l'argentino fa 5 in 6 partite. Bellissima però anche l'idea di Scilipoti, lo scatto, la progressione dal fondo, il pallone messo perfettamente all'indietro sui piedi dell'argentino che al 20° minuto del secondo tempo firma il 2-0.
E dunque si fa sempre più dura adesso per la Gioiese sotto di un uomo e con due gol da recuperare. È arrivata la ciliegina di Barbuio che, un po' come è accaduto a San Luca, ha lavorato molto per la squadra, ha fatto tanto movimento, non si era quasi mai reso pericoloso, ma appena avuto l'occasione giusta l'ha sfruttata. Nel primo tempo non era riuscito a sfruttarne una molto, molto simile, questa volta invece non poteva fallire. Se vogliamo parlare di statistiche, inoltre, oltre ad essere la quinta rete di Barbuio in 6 partite con la maglia del Bocale, va anche detto che per la terza volta consecutiva è lui a chiudere l'incontro. Era successo col Brancaleone, aveva segnato il 2-0, è successo con il San Luca con il 2-0 e anche quest'oggi il suo è il gol del 2-0. Potrebbe essere il terzo consecutivo per il Bocale, che comunque prova adesso ad incidere nuovamente e viene ammonito, se non vado errato, Guerrisi. Fermato fallosamente calciatore biancorosso, si tratta di Mercurio, anzi Fava. E dunque nuovo calcio di punizione in favore del Bocale, nuova opportunità. Peppe Foti con il suo destro potrebbe anche provare il tiro in porta da quella posizione. Parte Foti e il Macni non si e il palo di Barbuio, poteva essere il terzo gol. Non si intendono il Macni e il suo difensore. La palla è arrivata al limite dell'area, Barbuio di sinistro, ancora con il sinistro, ha colpito il palo. L'ennesimo legno per Barbuio. Dunque sfiora il gol del 3-0 il Bocale, in 2 minuti avrebbe potuto chiudere la pratica con questa rete. Ancora Barbuio, che sembra allergico alle doppiette, considerando che finora è andato a segno 5 volte in 6 partite, non è riuscito ancora a firmare doppiette, pur andandoci vicino. Contro il Brancaleone aveva colpito anche un altro palo, contro il Maida addirittura quel gol annullato in maniera abbastanza clamorosa, quando a tempo scaduto, a detta dell'arbitro, il calciatore si accingeva a depositare in rete la palla del 4-2 a porta vuota e l'arbitro decise di emettere il triplice fischio, che a norma di regolamento non dovrebbe essere previsto, ma tant'è, non è stato il gol del 4-2, il Bocale ha vinto comunque, però per Barbuio è un gol in meno. Intanto c'è un nuovo calcio di punizione, questa volta dal fronte destro dell'attacco del Bocale. Questa volta sarà il sinistro di Laurendi a cercare un compagno in area di rigore. Anche se ricordiamo un gol più o meno da quella posizione di Laurendi contro la Villese 2 stagioni fa, andò a trovare il 7 sul palo opposto, sbloccando il risultato in quel di Villa. 25esimo in corso, parte il capitano. La botta in effetti era più un tiro in porta che un assist, troppo lungo, però termina in fallo laterale a fondo campo. Prima sostituzione del match, ad entrare è Gulli. Quando siamo al minuto numero 25 entra Gulli, esce Secondi. L'argentino Secondi dunque abbandona il campo. Bravo. Applaudito dal pubblico. C'è cambio anche nelle file della Gioiese, esce il portiere Helmacni, al suo posto il secondo Pecchia.
probabilmente un cambio anche in ottica under, possibile inserimento di un over dunque nei prossimi minuti. D'altronde Pecchia insieme a un altro Domenico Russo, oltre a quello in campo, rappresenta l'unico under del, a disposizione di mister Mammoliti. Gulli cerca Lorendi, scambiano i due, va bene Gulli con la triangolazione, Barbuio evita l'avversario, ancora su Gulli, all'indietro per Lorendi, ancora buono il fraseggio del Bocale dopo 70 minuti di gioco. La verticalizzazione di Fava a cercare Scilipoti che prova il tocco da posizione impossibile, non è calcio d'angolo, è solo rimessa da fondo campo, ma c'è un altro cambio in arrivo nella Gioiese. Sta per entrare in campo Moscato. Entra Moscato al posto di Dal Torrione, proprio come avevo predetto, il cambio del portiere era votato proprio a questo. Moscato è del 90, mentre Dal Torrione, il calciatore che sta uscendo, è invece un 2000. Prova dunque mister Mammoliti a cambiare qualcosa con un pizzico di esperienza in più in mezzo al campo, nel tentativo di recuperare due gol con l'uomo in meno. Vedremo se questa Gioiese riuscirà perlomeno a rientrare in partita e a rendere più vivace il finale di match. Ma ribadiamo, con l'uomo in meno è tutto più complicato. Moscato si pare si sia schierato a centrocampo. Avanza Mercurio, Scilipoti fa tutto benissimo, Scilipoti vince un contrasto, si accentra, scivola al momento di battere a rete, perde il pallone Pecchia, non se ne vedono i calciatori del Bocale. Un calciatore finito a terra dopo un contrasto con Fava. Era stata un'ottima occasione per Scilipoti, che si era in progressione, aveva bruciato tutti gli avversari, è arrivato davanti al portiere, ha cercato la finta, è scivolato forse sul piede d'appoggio, ha reclamato per un possibile calcio di rigore, l'arbitro però non era dello stesso avviso, dunque ha lasciato proseguire. Il portiere si era lasciato sfuggire però la sfera, nessuno però se ne è accorto, e dunque la possibilità per il Bocale di chiudere l'incontro con la terza rete è sfumata. Esce Claudicante, il calciatore sorretto a braccia dal dirigente della Gioiese, davvero in grosse difficoltà. L'infortunio sembra in effetti grave, almeno da quello che è il movimento del calciatore. Infatti sta per operare il cambio la Gioiese, proprio in sostituzione dell'atleta infortunato. Sta per entrare il numero 15 Sal, Mamadou Sal, classe 92. E l'infortunio sembra abbastanza grave, in effetti la faccia sconsolata del calciatore lo dice tutto. Ovviamente auguriamo a lui di poter auguriamo al calciatore di poter tornare in campo prima possibile, che non sia poi un fallo di entità grave.
come al momento sembra. Si tratta del calciatore Guerrisi, come detto è uscito infortunato, infortunio che ripetiamo sembra al momento grave, ma ci auguriamo per lui ovviamente che non sia di così grave entità. Nel frattempo al suo posto in campo il numero 15 Sal. Intanto siamo arrivati al 32esimo minuto, il risultato sempre di 2-0 a favore del Bocale. Difende bene il pallone Gulli, la cede a Laurendi che cerca Barbuio, la difesa della Gioia si amministra. Siamo nuovamente collegati anche con Universo Dilettanti di Antonello Merenda, si sta giocando il 33esimo minuto qui a Bocale, il risultato è di 2-0, il raddoppio è arrivato al 20esimo minuto con Mattias Barbuio sul contropiede di Scilipoti che è arrivato fino alla linea di fondo campo e ha servito all'indietro un assist perfetto che l'Argentina ha trasformato in rete. 3 minuti più tardi ancora Barbuio ha avuto l'opportunità per chiudere l'incontro con un sinistro dal limite dopo una ribattuta della difesa, ha centrato in pieno il palo e dunque è svanito lì l'opportunità del 3-0. Intanto c'è un'altra sostituzione del Bocale, prima era entrato Gulli al posto di Secondi, sta per entrare in campo anche Marco Bianchi al posto di Laurendi che va a cedere la propria fascia, probabilmente la lascerà proprio allo stesso Bianchi visto che anche Secondi, vice capitano designato, è già stato sostituito. Altre sostituzioni si stanno preparando nella Gioiese, già 3 effettuate, una forzata pochi minuti fa per l'infortunio di Guerrisi, speriamo non sia nulla di grave, il calciatore è uscito trasportato a braccia dai compagni e al suo posto è entrato Sal. Sta per entrare in campo, si tratta di Domenico Sacco nella formazione della Gioiese. È uscito il numero 9, La Scala, nella formazione di mister Mammoliti. Arriva solo davanti al portiere Scilipoti, lo salta, scivola al momento di concludere in rete. Un'altra opportunità non sfruttata da Scilipoti. Vojcic di testa, impreciso il disimpegno, Fiorino ne approfitta, prova a cercare l'inserimento di Centenari che va sul fondo, contrastato da Vojcic, la palla resta in campo e Leonardi la fa sua senza problemi. 35esimo minuto che si sta per completare qui a Bocale, Bocale Gioiese è 2-0, decidono Laurendi e Barbuio. 2 sostituzioni effettuate dal Bocale, come detto, sono entrati Gulli per Secondi e Bianchi per Laurendi, mentre nella Gioiese 4 i cambi effettuati, il portiere Pecchia per El Macni, Moscato per Dal Torrione, Sal per Guerrisi e Sacco per La Scala.
Nonostante ciò non è cambiata l'inerzia del match con l'uomo in meno, infatti la formazione di Gioia Tauro sta ancora soccombendo e non riesce a rendersi pericolosa. Intanto c'è l'iniziativa di Foti a cercare sulla sinistra l'inserimento di Scilipoti, il tiro sull'esterno della rete però è fuori gioco. Anzi, mi correggo, era stato addirittura Bianchi che in progressione si era reso pericoloso. Con la fascia di capitano al braccio appena entrato Bianchi, fascia ceduta da Laurendi. Vojcic di testa allontana il pallone, aggredisce Fiorino che è costretto a indietreggiare e a rifugiarsi su Centenari. Palla a sacco, aspetta il movimento dei compagni che però non arriva e la sua verticalizzazione finisce direttamente a Isidoro Leonardi. Gulli, Vojcic all'indietro per Calarco, Sacco posizionato in avanti al posto di La Scala e sta cercando di dare fastidio ai difensori al fraseggio dei difensori del Bocale e fornire supporto ai compagni. Gioco pericoloso sul colpo di testa di Calarco proprio da parte di Sacco, e c'è l'ultimo cambio in arrivo nella Gioiese, minuto numero 37. Entrerà in campo il numero 16, Domenico Russo. Sono dunque due Domenico Russo in campo, quello col numero 4 è classe 88, questo ragazzo del 2000 sostituisce il numero 11, l'altro 2000, Andrea Domenichini. Missione del Bocale battuta, Scilipoti tra le linee, allarga su Mercurio, ora in posizione di esterno destro, su Vojcic, Foti. Il giro palla del Bocale a questo punto diventa intenso, il possesso palla è probabilmente una percentuale nettamente elevata rispetto a quella della Gioiese, che è rimasta a guardare forse un po' troppo, soprattutto dopo aver incassato il gol dell'1-0, non ha praticamente reagito allo svantaggio. Scilipoti parte nuovamente tra le linee, cerca l'imbucata per Barbuio, intercetta il pallone Gulli, prova la conclusione Gulli di poco sopra la traversa, pericoloso l'ex calciatore di Aurora e Propellaro con questa conclusione quando siamo al 39esimo minuto del secondo tempo, risultato che rimane dunque sempre di 2-0 in favore del Bocale. Esce bene Gulli di testa, cerca Barbuio, la sponda di testa dello stesso argentino per lo scatto di Scilipoti, esce però Pecchia e fa sul pallone, rimette in gioco subito per i compagni, il fallo di Fiorino su Bianchi, anzi su Brancati. Avanza Vojcic, verticale per lo scatto di Scilipoti, entra in area Scilipoti, contrastato, perde il pallone e la sfera termina a fondo campo, termina oltre la linea di fondo campo, ancora una volta è tutto regolare per l'arbitro, sul contrasto ha perso l'appoggio Scilipoti ed è caduto in avanti di fatto, ma ancora tutto regolare per l'arbitro. Sacco indietro per Moscato, lancio lungo a cercare Fiorino, di testa Vojcic anticipa Mercurio e l'avversario Fiorino. Mercurio amministra il pallone, non ha compagni, cerca il lancio in profondità per Scilipoti che duella con Dal Torrione, con Sacco. E poi c'è il fallo e il cartellino giallo nei confronti di Russo,
che ferma in progressione Scilipoti. Sta per eseguire il terzo cambio mister Laface, il giovane Latella, classe 99, sarà il prossimo ad andare in campo. Esce Pino Fava, autore anche oggi di un'ottima prestazione, autore, ricordiamo, del gol che ha sbloccato il risultato una settimana fa a San Luca. Foti cerca lo scatto di Barbuio, ancora una volta scivola Barbuio, per un attimo conquista il pallone, ha rischiato di farsi male con quel movimento, per fortuna è tutto ok. Vojcic anticipa altissimo Fiorino, davvero una prestazione di grande personalità da parte del giovane terzino polacco. Foti nuovamente tenta di dettare il passaggio contrastato da Sacco, che riconquista la sfera e la lascia al compagno che avanza palla al piede, a Moscato. In verticale si cerca lo scatto di Russo, anticipato di testa da Bianchi, il duello di Mercurio con poi Foti, Scilipoti in profondità, non c'è nessuno, Gulli, chiedo scusa, è cercato in profondità lo scatto di Scilipoti. Avanza nuovamente il calciatore della Gioiese, aggredito alle spalle da Gulli, che riceve un cartellino giallo, abbastanza gratuito. Calcio di punizione e un fallo comunque abbastanza regalati da parte del calciatore alla Gioiese, che può usufruire di questo calcio di punizione quando mancano 2 minuti al 90esimo, 2 minuti più recupero. Si prepara un'altra sostituzione intanto nel bocale, la punizione, palla scodellata in aria, il colpo di testa e c'è il gol, il colpo di testa di Sacco che accorcia le distanze. Ed è il 2-1 che riapre la partita quando siamo proprio allo scadere dell'incontro. Una dormita collettiva da parte della difesa del Bocale e Sacco è riuscito ad accorciare le distanze. Questo è il pallone Scilipoti e spara alto, si divora il 3-1 Scilipoti, ne ha sbagliati veramente tanti quest'oggi. Ne ha sbagliato veramente molti Scilipoti quest'oggi, avrebbe potuto chiudere prima la partita, invece a causa del gol di Sacco ci sarà ancora da soffrire fino alla fine per il Bocale, che avrebbe potuto tranquillamente chiuderla in prima. Adesso la Gioiese pare crederci, servito un gol improvviso quasi a tempo scaduto per rianimare la formazione di mister Mammoliti. E ci sarà un altro calcio di punizione adesso per la Gioiese, che si fa pericolosa, e il Bocale comincia a temere la formazione viola.
5 minuti di recupero indicati dal direttore di gara, dunque si giocherà per altri 5 giri di lancetta. Il Bocale a questo punto, che non è stato in grado di chiudere la partita con la terza rete, dovrà fare molta molta attenzione. Beccare il gol del 2-2 adesso sarebbe davvero una brutta tegola per la formazione di mister Laface, che ha amministrato senza problemi il vantaggio, non è stato in grado di chiudere il match. E adesso un nuovo calcio piazzato, quando si sta per concludere già il primo minuto di recupero. La botta vola, Leonardi in tuffo e salva sul calcio di punizione di Moscato. Partita in contropiede, adesso il Bocale prova in velocità ma rallenta l'azione. Foti cerca Vojcic, cerca di costruire l'azione con calma la squadra di mister Laface. Latella allarga su Mercurio centralmente. Scilipoti subisce fallo, guadagna secondi preziosi. Avrebbe preparato altre sostituzioni mister Laface da effettuare in questi minuti conclusivi. È tornato sui propri passi, non vuole correre rischi, non vuole deconcentrare la squadra con altri spostamenti improvvisi. Punizione, Peppe Foti, si è completato in questo momento il secondo minuto di recupero, altri 3 da giocare. Foti prova la bordata e non esce di molto. La bordata di Foti non è uscita di molto. Si sta giocando il terzo di recupero, Mongiardo ormai in posizione offensiva. Sacco, rimpallo vinto con Foti, poi Latella mette in fallo laterale. Sal con le mani di testa allontana Latella. Scilipoti difende sempre su Sal, prova a cercare dietro un compagno, commette fallo Scilipoti. Due minuti al termine, tutto in avanti la Gioiese. Sta tentando il tutto per tutto con questo assalto finale la formazione di mister Mammoliti, che ci crede. Adesso avanza anche il portiere, avanza anche Pecchia, non resta nessuno a difendere la porta. Punizione di Moscato è altissima, esce Leonardi e blocca la sfera. L'uscita di Leonardi, che fa sua la sfera e non permette ai calciatori avanzati della Gioiese di far loro il pallone, di conquistare la sfera. Sta per iniziare l'ultimo giro di lancetta. Scilipoti vince il contrasto a detta del guardaline, guadagna la rimessa laterale. Foti con le mani cerca in profondità Barbuio, che lascia sfilare, guadagna il calcio d'angolo e sono secondi preziosi questi. Mancano ormai 30 secondi alla fine del recupero. Calcio d'angolo in favore del Bocale, con Peppe Foti che batte corta. Pochi secondi ancora al triplice fischio, siamo sul 2-1. Il gol di Sacco proprio all'80esimo sulla punizione di Moscato ha riaperto la partita. Il Gioiese ha cercato di rendersi pericolosa in questione di recuperi. Il Bocale ha fallito in contropiede più volte la terza rete con Scilipoti, ora sta difendendo il pallone all'altezza della bandierina.
Arriva adesso il triplice fischio da parte dell'arbitro con la sofferenza finale. Il Bocale riesce a battere la Gioiese per 2-1. Una vittoria pesante, importante, che è arrivata contro una squadra coriacea e caparbia che forse ha rinunciato troppo presto a credere davvero nella possibilità di rimontare il risultato. Ci ha creduto solamente dopo aver segnato il gol del 2-1 quasi casualmente, grazie all'errore della difesa del Bocale, troppo statica nella circostanza. Un Bocale che probabilmente ha giocato un po' al di sotto rispetto a quelli che sono stati gli standard mostrati nelle ultime settimane, ma che è riuscito alla fine a portare a casa questi 3 punti che contano. Conta la 7ª vittoria consecutiva della formazione di Mister Laface, conta in vista della prossima sfida, la settimana prossima qui a Bocale contro la Bagnarese. Sarà un'altra sfida importantissima, questa potrebbe essere un crocevia decisivo per quello che sarà il finale di campionato e la vittoria del girone B di promozione. È tutto per il momento da Bocale, ribadiamo il risultato: Bocale Admo batte Gioiese 2-1, le reti di Totò Laurendi al 33° del primo tempo, Barbuio al 20° della ripresa e al 43° a 2 minuti dal 90° è arrivata la rete di Sacco che ha riaperto le ostilità. Il match si è chiuso sul 2-1. Per il momento è tutto, come detto, e vi posso restituire la linea, ci risentiremo per le interviste post partita. Allora mister, una vittoria molto faticosa, più del previsto se vogliamo, anche se la Gioiese di fatto non si è mai resa pericolosa, però forse colpa più del Bocale che non è riuscito a chiudere la partita, rischiare in quel modo di vanificare tutto prendendo quel gol con una difesa un po' statica l'ha fatta molto arrabbiare, immagino. Sì, perché non abbiamo rischiato niente in tutta la partita e poi purtroppo siamo ritornati al passato, all'antico un pochettino. Dovevamo marcare a zona da quella posizione, noi marchiamo a zona, doveva essere fatta una linea e doveva essere fatta la diagonale con la palla. C'è stato un buco nella zona centrale, abbiamo preso gol. Mi spiace, volevo fare esordire anche gli altri 2 ragazzi che avevo in panchina, non è stato possibile, però va bene così. Però voglio dire, sulla legittimità della vittoria ci sia poco da dire. Mi dispiace che abbiamo sbagliato l'inverosimile sotto porta e soprattutto qualcuno come Cirepoti ha sbagliato altre cose. Peraltro è stato bravo nell'azione del secondo gol dove ha messo tu per tu Barbuio. Abbiamo preso il 19° palo dell'anno, quindi va bene, non era facile giocare contro questa squadra, l'avete vista tutta, al primo minuto hanno coperto tutti gli spazi, giustamente hanno fatto bene, hanno giocato dietro la nostra linea di palla e quindi era molto difficile. Se magari il primo minuto quella palla di Cirepoti, che dove è stato bravissimo il portiere, sarebbe andata dentro, poteva essere una partita sbloccata, perché il problema e il motivo della settimana era questo: cercare di sbloccare il più presto possibile la palla per poi approfittare dei loro spazi. Purtroppo sono queste le partite di quest'anno, forse eravamo un pochettino ancora inebriati della vittoria di San Luca, però alla squadra non posso rimproverare niente, hanno dato tutto, hanno giocato bene, adesso ci tocca preparare la partita domenica prossima. Ecco, forse è stato meglio commettere questi errori sia in fase di finalizzazione che in difesa all'ultimo oggi, magari non commetterli tra una settimana? Ma no, guarda, qui intanto diciamoci, forse stiamo tutti, e questo mi fa piacere che ognuno di noi non ci pensa a questo, pensiamo pure che questa è la 7ª vittoria consecutiva, che in 7 partite abbiamo fatto 21 punti, guardando il risultato delle altre squadre non è che noi stentiamo, gli altri vanno di corsa, qui non ci sta nessuno a perdere, ognuno, hai visto oggi i ragazzi della Gioiese, giustamente ci hanno messo il cuore, ci hanno messo l'anima e quindi niente, noi dovevamo essere più cinici in fase di finalizzazione, non l'abbiamo fatto, però dai, va bene così. Solo una parola su Barbuio, 5° gol in 6 partite, lavora tanto per la squadra, fa un lavoro sporco, poi si fa trovare pronto al momento giusto. Sì, ha sbagliato un gol netto il primo tempo, dopo una 20 minuti, ha preso l'ennesimo palo, però il ragazzo c'è, il ragazzo... È stata una grande intuizione della società nostra e quindi ci sta dando quello che ci aspettavamo, anche se secondo me può dare ancora molto di più di quello che abbiamo dato. Ti ripeto, l'unico fastidio mi dà il gol preso in maniera inopinata, inaspettata, e soprattutto mi dà fastidio
e mi dà fastidio aver sbagliato tutte quelle palle gol con i calciatori miei, però diciamoci la verità, abbiamo anche gestito bene la sostituzione di Leo, per noi Leo è fondamentale, su 2-0 non abbiamo voluto rischiare perché lui è al limite, in diffida, quindi meno che abbiamo una partita importante ce la siamo gestita, però bravi ragazzi, adesso ci giochiamo questa partita importante contro la Bagnarese, una squadra che noi rispettiamo tantissimo, per carità, però ce la giochiamo. La mister, avete tenuto testa abbastanza buona alla prima della classe, avete dimostrato che le statistiche non mentono, siete una delle migliori difese del campionato. Forse quello che avete peccato un po' è stato non riuscire a reagire in maniera corretta dopo il gol subito, perché non c'è stata di fatto una vera e propria reazione da parte vostra. Guardi, la partita era stata preparata tatticamente, perché purtroppo dove non arriva la tecnica dei singoli può arrivare il gioco di squadra, il gioco di tattica. Giustamente avevamo preparato bene la partita, nel senso che ci siamo sistemati bene per coprire le offensive, ma soprattutto le giocate dei singoli. Però poi alla fine, quando fai una partita del genere, solo una situazione come è successa, un colpo magistrale, una punizione che... nessuna colpa su quella punizione, né la barriera né il portiere, alla fine ha dato il vantaggio alla squadra che è prima in classifica. Quindi poi a quel punto c'è stata l'espulsione, abbiamo fatto un secondo tempo in 10, poi abbiamo rischiato qualcosa mettendo il portiere fuori quota e aggiungendo qualche over in più avanti, e poi siamo andati sul 2-1, poi alla fine quella grande parata di Isidoro ha salvato il risultato del Bocale. Quindi nulla da rimproverare ai miei ragazzi, nulla da rimproverare alla prestazione, perché forse se quella punizione non sarebbe entrata, non fosse entrata, insomma, la partita si poteva mettere in un altro modo. Quindi devo fare proprio un complimento, oltre al dire che questa squadra è fatta di ragazzi del luogo, ci alleniamo senza campo fuori gioia. E facciamo se non 2-3 allenamenti, è tutta gente che lavora, quindi gente che si può allenare di sera, quindi cosa posso dire di più? Non posso pretendere nulla, insomma. Forse il limite che ha riscontrato in questa stagione la Gioiese fino a questo momento è quello del non riuscire a segnare, perché appunto la fase difensiva, l'ha dimostrato anche oggi, è ottima, il non riuscire a far gol può darsi che sia il vero problema per riuscire comunque ad ottenere una salvezza più tranquilla. Sì, certo, lei giustamente giornalisticamente parlando alla fine guarda le statistiche non vedendo, però molte occasioni che sono state purtroppo sprecate, tipo questa bella parata di Isidoro, così per dire, sono capitate durante la stagione. Certo, ti manca quella conduzione offensiva affinché puoi fare qualche gol in più. Però non è una questione di singolo, di attaccante, è anche una questione di squadra, di campi, è una questione pure di allenamento, di esperienza. Noi pensiamo che 6 su 11 venivano dalla seconda categoria, pensiamo che sono tutti 94, 95, 96, cioè il più esperto è 85, non abbiamo un leader nel senso di esperienza che possa far sì che in queste partite, noi per esempio col Bocale all'andata abbiamo perso al 94esimo su calcio di rigore, col San Luca abbiamo perso al 95esimo su un infortunio del portiere, e anche altre partite abbiamo perso, proprio col Brancaleone abbiamo perso al 93esimo. Questo che cos'è? È una mancanza anche di esperienza da parte della squadra. E come c'è la mancanza di esperienza dietro, c'è anche avanti. Quindi questa punizione, per esempio, è un gol in più, un altro calcio di rigore, un gol in più, sui calcio d'angolo, sulle palle inattive, non ne abbiamo quasi mai segnato, anzi mai. Quindi alla fine, a lungo andare, poi queste cose fanno la differenza fra chi lotta per il vertice o per i playoff e chi lotta invece per la salvezza. Però, ripeto, non voglio essere così gentile con i ragazzi che danno il massimo, però è la verità, perché mettono la faccia, vanno premiati. Giustamente, ripeto, uno dall'esterno guarda la classifica, e poi la Gioiese, essendo che è una maglia, una storia, una maglia blasonata, tutti pretendono di più.
però alla fine giocare in un campo fuori, allenarsi di sera, e senza economie poi, addirittura, cioè, i ragazzi giocano per la maglia, il presidente da solo, anche se è un giovane imprenditore, dà il tutto quello che può dare, ma alla fine rispetto alle altre realtà che ci sono, se dicessi i numeri chiuderebbe la telecamera, quindi alla fine dobbiamo solo ringraziarli, veramente, glielo dico, si fidi di me, dobbiamo solo ringraziarli, perché danno veramente, questo è il senso dello sport, cioè qua si parla di sociale, qua non si parla delle 200, 300 euro, 500 euro, qua si parla di sociale. Allora Presidente, siete andati vicini a compiere una piccola impresa, comunque rimontando il risultato nel finale, forse la vera pecca la Gese è che non ci ha creduto davvero dopo aver preso l'1-0, è mancata la reazione della squadra, poi con l'uomo in meno nel secondo tempo è stato tutto più difficile. Sì, sicuramente più difficile perché insomma giocare con un uomo in meno è contro la prima squadra del campionato, insomma sicuramente non ti dà possibilità di rimontare insomma un gol. Poi, come avete detto voi, negli ultimi 10 minuti effettivamente la situazione si stava rimontando in un certo senso, abbiamo sfiorato anche un pareggio, però praticamente non siamo stati premiati perché avevamo un uomo in meno. Noi ce l'abbiamo messa tutta, ne sono convinto che i ragazzi faranno e daranno ancora il massimo per completare questo campionato, il cui obiettivo resta sempre soltanto quello della salvezza, e speriamo insomma già dalla prossima in casa, negli scontri diretti, di avere la meglio sugli avversari. Io mi complimento con tutti, anche con la società del Bocale che ci ha ben ospitato, e insomma siamo poco contenti perché pensavamo di strappare anche un pareggio, però insomma va bene così, dobbiamo pensare avanti, tutto qui. È comunque una Gese che in fin dei conti le partite le gioca bene, in fase difensiva è quasi impeccabile, è una delle migliori difese del torneo, e forse la fase difensiva dove latitano un po' i gol, sono stati solo 13 anzi con quello di oggi, dovesse riuscire a migliorare questa caratteristica e segnare qualche gol in più, magari una salvezza tranquilla sarebbe ancora più plausibile. Assolutamente, ma per migliorare l'attacco, diciamo così, c'è bisogno che i ragazzi restino concentrati, che si allenano costantemente, insomma, e che credono in quello che fanno, perché fondamentalmente arrivo di nuove risorse non ce ne sono, insomma, il calciomercato, diciamo così, si è concluso e quindi dobbiamo contare e puntare su quelli che abbiamo. Sono fiducioso e sono convinto che ce la faremo a salvarci anche quest'anno, ma non ai play-out, insomma, direttamente durante le fasi del campionato. In bocca al lupo a tutte le altre squadre. Allora Presidente, una vittoria che sembrava facile, che all'improvviso alla fine è stata quasi tirata per i capelli, se vogliamo, quella grande parata di Isidoro ha salvato un risultato che sarebbe stato inconcepibile fino a 5 minuti prima. Ma assolutissimamente, abbiamo contato almeno 8 palle gol nitide e un palo, il 19esimo se non sbaglio, no? Più o meno siamo là, quindi assolutissimamente. Certo è che se alla fine usciva fuori un pareggio, visto la nostra grande disattenzione, potevamo fare solo gli applausi alla squadra della Gioiese, che è venuta qua a chiudersi in difesa, ha fatto la sua partita, erano deficitari di tanti ragazzi che erano infortunati, hanno giocato anche loro con tanti under, con tanti giovani, quindi di conseguenza poteva sembrare una partita segnata, invece è stata una partita molto combattuta, molto sofferta da parte nostra, alla fine l'abbiamo spuntata perché poi i mezzi ce l'abbiamo per fare bene, quindi bene così. Resta il rammarico del gol preso, un gol con una disattenzione unica, e resta anche il rammarico di non aver segnato altri gol quando ne abbiamo avuto la possibilità. Siamo contenti del risultato naturalmente, ci godiamo questo 7° risultato utile consecutivo e guardiamo avanti con fiducia. Correggo, 8° risultato utile consecutivo, 7ª vittoria consecutiva, magari l'8ª vittoria consecutiva non sarebbe male. Voglio dire, segnerebbe un buon distacco tra noi e la squadra che si dice sia a concorrere contro di noi. E per quanto riguarda Gioiose Africo che domani giocheranno tra loro, il risultato di domani potrebbe escludere una delle due dalla corsa?
Ma soprattutto se a perdere fosse l'Africo, che già è distante in questo momento 7 punti. Non credo, sì, credo che per l'Africo diventerebbe un vuoto quasi incolmabile riuscire a recuperare tutti questi punti, non fosse altro che le prime 3 avanti stiamo camminando abbastanza. Però sono convinto che l'Africa venderà carissima la pelle, ancora hanno tanti punti in palio, ci sono tanti punti in palio, quindi per la gioiosa, non credo che sarebbe l'ultima spiaggia, non credo che sia l'ultima spiaggia, mentre per l'Africa credo proprio di sì.